I commenti ce li riserviamo al deposito delle motivazioni. Se l'aspettava? No, non volevamo, speravamo di evitare l'ergastolo. Fortunatamente la richiesta della procura non è stata accolta. Come dicevo, evidentemente è stato dato valore alle parole di Valerio Del Grosso in tutto il corso del processo, quindi hanno avuto un peso evidentemente nella decisione della Corte d'Assise. Abbiamo evitato l'ergastolo e adesso aspetteremo di leggere le motivazioni per valutare l'appello.